è stato professore di pediatria preventiva e sociale e direttore del servizio di diabetologia, nutrizione clinica e obesità all'Università di Verona e autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e nazionali, membro di società scientifiche internazionali e nazionali, sicuro punto di riferimento in tutta Italia per la nutrizione vegetariana dei bambini. Salutiamo con un applauso il professor Leonardo Simoni, del quale vi mostro la copertina di un libro che è in vendita qui da noi e che intitola la sua relazione conversazione Bimbi Veghi e Sani. Buongiorno a tutti e grazie per questo invito e approfitto di questa presentazione del libro per dire che sul libro c'è una parte dedicata alla vitamina D. Il libro è uscito a settembre-ottobre 2012, quindi ha 2 anni, sulla quale io avevo insistito con gli altri autori, in particolare con la dottoressa Baroni, di inserire una novità, cioè i raggi solari non è che siano pochi solo d'inverno, sono pochi adesso durante tutto l'arco dell'anno. Perché? Perché abbiamo che cosa abbiamo? Qual è la novità grave che ci affligge su tutto il... cioè l'effetto serra, le emissioni di gas CO2 e metano dalla stupida follia dell'uomo, in cui ci rientra anche gli allevamenti intensivi di animali, non parliamo più dei nostri in Italia, ma insomma, immaginate Amazzonia negli stati, Texas, Arizona, del sud degli Stati Uniti, dove ci sono 23.000 bovini che mangiano non più i foraggi, perché ci sono questi pascoli, però i bovini sono tutti raggruppati alle mangiatoie, dove gli danno la soia o il mais OGM, quindi anche questo è importante. Ovviamente l'intestino del bovino, poverino, non è che gradisce tanto, insomma, anche lo stomaco. Allora, erutta metano e poi ha flatulenze di anidride carbonica, di CO2. E la somma di tutte queste gas, in tutto il mondo, raggiunge il 18% di tutta l'emissione di CO2 di gas serra che inquinano la nostra atmosfera dappertutto. Non so se avete visto oggi, io vivo a Mantova, ho trovato la macchina con la sabbia, quindi non è che se succede questo negli Stati Uniti, in Amazzonia, poi non arriva da noi, ecco, c'è una circolazione pessima di questi inquinanti. Allora, che cosa succede? Che cosa fanno questi gas? Fanno rimbalzare nell'atmosfera, riscaldandola e quindi causando mutamenti climatici, alcune frequenze dei raggi ultravioletti, che sono quelle che sulla pelle trasformano uno sterolo che forma poi, sotto la stimolazione sulla cute di questi ultravioletti, che non sono quelli del sabbaloda, non ci fanno arrossare la pelle, no? Sono altri, diversi, allestiscono una previtamina D, che poi viene assorbita, entra in circolo, il rene ci mette un altro pezzettino e diventa un preormone, perché la vitamina D è un preormone, è utilissima, è un potente antinfiammatorio, entra nella prevenzione di tutte le più gravi malattie, dall'obesità, diabete, cardiovascolare, cancro, Alzheimer, dappertutto, in tutte queste malattie si trova a livelli bassi di vitamina D. Che cosa sta succedendo adesso invece? Che io tutto l'anno io ho una carenza di queste ultravioletti, per cui sono sempre carenti. Se voi fate il dosaggio della vitamina D alla popolazione, la trovate tutti bassa, al di sotto di 30, di 20, dovrebbe essere dai 60 ai 100, come quantità protettiva, anche perché, dopo lo vedremo in una seconda parte, il nostro organismo è infiammato,
tutti da che cosa? Dagli inquinanti ambientali che entrano negli alimenti, vedremo quali, per fortuna i vegetariani, soprattutto i vegani, sono protetti molto, diciamo, anche se non totalmente, da questi inquinanti, che danno nel nostro organismo una reazione di ossidazione, di acidosi e di infiammazione. Quindi noi siamo soggetti da questi inquinanti ambientali, sono le diossine, il CB e i pesticidi dell'agricoltura intensiva, a un'infiammazione costante. E per l'idiozia dell'uomo abbiamo perso quello che la natura aveva provveduto, la produzione di un preormone, la vitamina D, che è un potente antinfiammatorio. Quindi siamo scoperti, eccetera. Allora, ricordatevi di questo, quindi quello che ha detto la dottoressa e c'è scritto sul libro, non è vero. Sul libro io lo volevo scrivere, però qualcuno si è opposto, perché ma c'è ancora non evidenze scientifiche, c'erano, insomma, vabbè, lasciamo perdere, passate e passate. Quindi io sto raccomandando, io sto integrando di vitamina D tutti, bambini ed adulti, con successiva determinazione nel sangue della vitamina D e della B12, perché lì c'è una bella storia dietro, e aggiustando poi il tiro, perché io sono semi-vegano, diciamo, aggiusto la mia vitamina D con 25.000 per due volte al mese, unità di vitamina D, il prodotto di base sono flaconcini orari da prendersi. Avevo cominciato con uno al mese, non si era mossa, avevo un livello bassissimo, quindi ho dovuto correggere, e con questo si è aggiustato. Quindi mi raccomando, allora i pediatri queste cose non le sanno. Non le sanno, sono come sulla vitamina B12, il medico non sa niente, perché fino a poco tempo fa era presente negli alimenti di origine animale, perché l'animale ruspante pascolava, pigliava dalla polvere, dalla terra, il batterio che sintetizza la vitamina D nell'intestino, anche quello dell'uomo, ma adesso è sparito perché siamo tutti germe free, tutto sterile, eccetera, e quindi la vitamina D non c'è negli alimenti, neanche in quelli animali, non c'è mai stata in quelli vegetali, e in quelli che c'è non è biologicamente attiva, quindi c'è ma non funziona, quindi anche quello è un obbligo di integrazione, sempre comunque documentata da un controllo che si fa una volta, si fa 3-4 mesi di dosaggio prescritto e poi si va a verificare. Si può mantenere, in genere si mantiene, perché i dosaggi sono, insomma, l'esperienza che accumuliamo è importante, anche questo, perché c'è la scienza e l'esperienza personale. Più bambini si vedono, più adulti si vedono, più si fa esperienza e quindi si aggiusta anche l'informazione scientifica. Quindi, dov'è la dottoressa Siciliano? C'è ancora? Eccola, quindi quello che è stato detto sul libro che lei ha letto è da cancellare, perché purtroppo non abbiamo più, anche se c'è un sole grande così, che ci abbronza e ci arrossa, non, la frequenza degli ultravioletti in particolare, che vanno a stimolare appunto la sintesi della vitamina D sottocute, non arriva più, perché rimbalza sulle gas dell'effetto serra. Tutti, tant'è vero, ci sono alcune ASL che hanno mandato delle circolari in Toscana ai medici dicendo: guardate, non credeteci più i prelievi per dosare la vitamina D e la B12 nel sangue, prescriveteli, perché almeno si risparmia il costo del sistema sanitario del dosaggio, per dirvi quante queste nella pratica siano vere. Quindi mi raccomando, dottoressa, ma non è colpa sua, perché qua c'è scritto quello che lei ha detto, per fortuna il resto è a posto, non ci sono, passiamo, già che ci siamo, la vitamina D. Poi anch'io vorrei delle domande, perché sono, insomma, ah, prima di avere un eccesso, signora mia, di questi tempi che vuole trovare là. Si sente dire, è molto pericoloso arrivare agli eccessi. Sì, ma oltre 100.000, noi siamo oltre 100 di vitamina D. Ma ho avuto proprio un problema legato alla vitamina D l'anno scorso. Sì, ma quanto ne prendeva? Cioè, poi... Ah, io ormai avevo... Ah, è impossibile. Ma no, 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 ho cominciato quando mi sono sentita... Allora, negli alimenti non c'è la vitamina D, o almeno che non siano
diciamo, fortificati, ma all'anima della fortificazione cosa si prendeva? L'alimentazione sì, però non è... Sì, ma superare i 100 senza integrare, ma neanche sta vivendo nel Congo, eccetera, cioè al sole e di pelle chiara. Quindi, comunque, non esiste il rischio, anche perché si accumula. Poi, la B12, la domanda, prego. Voce. È meglio essere seguiti da un nutrizionista o posso fare il fai da te? No, il fai da te, specialmente che si basa sui social network disattenti, è pericoloso. Noi siamo 6 pediatri in tutta Italia, esperti in nutrizione vegetariana vegana. Aveva citato Proietti, poi c'è uno in Emilia, uno a Roma, un altro in Sardegna, un altro, insomma. Quindi siamo pochi, però stiamo lavorando su questo. Abbiamo avuto un congresso qui a Verona venerdì e sabato scorso di nutrizione, che è uno dei congressi più importanti nazionali, dove c'erano molti pediatri di tutta Italia, in particolare il dottor Chiamenti, che è pediatra veronese, che è il presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri, che è una persona intelligente, eccetera. Abbiamo organizzato una sessione sull'alimentazione vegetariana, io ho fatto da moderatore. Ho smesso di parlare io qui a Verona, se no era sempre la stessa musica, e ho invitato l'amico Proietti, che ha citato, che abita a Torre Pellice, quindi lavora un po' dappertutto, diciamo, soprattutto nel nord-ovest, da 40 anni che fa questo lavoro, quindi è bravissimo, e ho invitato lui a parlare. E diciamo, io sono un attimo più, essendo toscano, un pochino più... puntiglioso un po', lui è un grande diplomatico e ha saputo porgere il messaggio a questi pediatri: quando sentono la parola vegetariano vegano gli viene convulsioni. Perché? Perché il medico è ignorante in campo nutrizionale. In 6 anni di scuola di medicina e anche nella scuola di specializzazione, a meno che uno non faccia scienze dell'alimentazione, non c'è un esame di dietetica e nutrizione. Quindi medico uguale ignoranza. L'80% delle malattie gravi è legata all'alimentazione sbagliata, allo stile di vita, e il medico continua a laurearsi senza sapere niente di nutrizione. Allora, per rispondere alla tua domanda, io credo che bisogna stare attenti ai social network, a cosa c'è scritto. Noi stiamo aprendo adesso un sito insieme a questi altri 5 pediatri, si chiamerà www.bambinivegetariani.it. È già registrato, eccetera, e stiamo cominciando a metterci dentro roba con la missione di dire che il pediatra è al centro dell'attenzione della cura del bambino. Quello che abbiamo proposto, ritornando al convegno, è però che il pediatra deve smettere di attaccare l'alimentazione, chi sceglie dei genitori l'alimentazione vegetariana e vegana, e acculturarsi in questo. E poi, nelle sue linee guida, deve tener conto che, diciamo, prescrivere nei fogliettini, perché quando uno è ignorante c'è un foglietto, no? Quando uno è colto, spiega e poi lascia magari uno schema alla gente per regolarsi. No, loro hanno i fogliettini. No? Allora, sui fogliettini c'è scritto con i bambini più grandi la carne 3 volte alla settimana. Cioè, che insomma è un errore. Nella dieta mediterranea c'era tanto il pesce, qualche volta al mese, perché è stata creata in Campania nel 42 da un medico dell'ospedale militare americano di Tanzada Amalfi, il quale vedeva che in America che mangiava carne c'era già gente che faceva infarto. Lì in Campania l'infarto sconosciuto. Allora, ha fatto un'indagine e ha visto che qualche volta si mangiavano un po' di pesce, perché quello che pescavano lo cercavano di venderlo, poveretti pescatori. La carne non c'era. Allora, comunque, poi è stata messa nella piramide in cima, qualche volta, uso occasionale. Adesso, signori miei, la carne, la piramide della dieta mediterranea è una roba, una truffa, perché ognuno ci mette nella piramide quello che gli interessa vendere o promuovere. Quindi la carne 3 volte alla settimana è un obbrobrio. La dottoressa ha parlato del carico proteico, 2 cucchiai di parmigiano fanno i 70, figuriamoci se gli mettiamo dentro la carne. Proseguire nel secondo anno di vita con non il latte vaccino, ma i latti formulati, così chi ci guadagna sono le industrie alimentari per i bambini, insomma è un'idiozia.
si può usare la soia, si può usare i latte di riso, di man- i latti, bevande, drink si chiamano, attenzione, la soia o il latte, il riso e mandorla, assolutamente no, sono incompleti, vanno usati nel primo anno di vita solamente in casi eccezionali. Per esempio, io sto seguendo un bambino che è diciamo, ha problemi di intolleranze di tutti i latti, compresi il riso lac formulati. Gli si dà il latte di riso biologico, quello del supermercato, e con quello sta bene, ecco. Quindi, ma è un'eccezione, perché è un latte povero, in miscelato con un po' di latte di mandorle, così si tira sulle proteine, eccetera. Però dal secondo anno di vita in poi non è più il latte, il latte materno si può arrivare fino a 5 anni, consigliato oggi fino ai 2-3 anni qualche pasto, avendo questo equilibrio, cioè nel primo anno di vita si chiamano lattanti, non pappanti, quindi, allora 70% nel secondo semestre del primo anno di vita, 70% delle energie calorie deve derivare dai latte di mamma e un 30% dalle pappe. Però chi prevale è il latte di mamma. E poi non è detto che se si comincia lo slattamento non prima dei 6 mesi e decide il bambino, quindi deve stare intanto su lui, tenere la testa su agevolmente, deglutire bene ed essere molto, molto, molto interessato al cibo dei genitori, tanto da gattonarsi il tavolo e portarselo lì. Allora è il momento giusto, quindi è lui che decide, non bisogna. Poi ci sono dei casi in cui il bambino è sempre attaccato alla santa tetta e gli si dà le pappe a 6-7 mesi, le sputa, a 8 le sputa, allora madre disperata, mail, signora tranquilla, cresce, sì, allora che problema c'è? Il latte materno è fatto apposta per questo. Io ho dei bambini che hanno cominciato a assaggiare le pappe, dopo la tranquillizzando la madre con offerte ripetute di questi legumi, le lenticchie rosse devorticate, eccetera, a quasi un anno. Allora, questo non è la maggioranza le accoglie, eccetera. Quindi ci vuole molta prudenza, tenendo conto di quello che si diceva prima, il carico di proteine. Nel latte materno c'è 0,9 per 100 grammi di proteine, mentre nel latte vaccino c'è quasi 4, ma certo il vitello nasce 40 kg, a un mese di vita le 80 kg, ha bisogno di proteine e di un ormone che gli fa fabbricare le cellule, capito? Che è un ormone di GF1, che è un ormone anche pericoloso, infatti, perché nell'adulto, quando c'è odore di cancro della mammella o di cancro della prostata, la prima cosa da tirare via, come dice Berrino nel progetto di Ana, via latte e soprattutto formaggi, perché c'è dentro questo ormone che fa proliferare le cellule, quindi se c'è un cancro in giro è meglio lasciarlo stare. Quindi questo è importante. Allora, dobbiamo stare molto attenti, ma la vitamina D l'abbiamo chiarita, il discorso del dirizzamento, il latte materno si può andare avanti fino a 2-3 anni, che nel secondo anno di vita il rapporto da 70 latte, 30 pappe, piano piano scivola a un 70 pappe alla fine del secondo anno e un 30 di latte materno. Cioè la mamma lavora, di solito la mattina, la sera, ecco, è un complemento importantissimo, non la notte. Io ho delle mamme che arrivano che la notte il bambino si attacca 5-6 volte, ma quella non è nutrizione, è coccola, è vezzo. E quindi bisogna, c'è un libro bellissimo, Allattare con un gesto d'amore di due, diciamo, mamme brave che hanno scritto, e lì c'è un capitolo dedicato al fatto che bisogna spiegare a un certo punto ai bambini che la tetta di notte chiude. Cioè, si sente il rumore, va giù. Allora, si sostituisce con cosa? Intanto col dialogo. Cioè, un bambino di 9 mesi, se tu gli spieghi le robe, non capisce niente, ma non è vero. Le intuisce, l'istinto, eccetera. Beh, dite no, non va bene. E poi bisogna sostituirla. Come? Un po' di tisanine, non quelle fatte dal commercio, dove ci mettono per acchiappare il gusto 15-20% di zuccheri. Per carità, si prende dall'erborista, ci si fa a noi una tisanina rilassante e poi si metterà una tintina di
malto di mais, eccetera, eccetera, che dai. Ecco, la coccola tiepida, la vicinanza con la madre, che gli va a sostituire, basta, sono da mezzanotte alle 6, insomma, salve eccezioni, si deve dormire tutti, detta compresa, insomma. Boh, quindi, si può andare avanti fino a 3 anni a lattare tranquillamente, ecco, una volta si arrivava fino ai 5 anni, insomma, anche perché la maturazione, la mielinizzazione del sistema nervoso, che è semicompleta alla nascita, finisce, del cervello, eccetera, nei nervi, eccetera, finisce verso i 7 anni, con la presenza di lattosio. Infatti i latti di soia formulati hanno tutti il glucosio, allora io suggerisco di aggiungere un cucchiaino di lattosio a questi bambini in cui la mamma non ha latte, ahimè, 4% delle donne non allattano, 96% sì. Basta insegnargli come si fa. Ci sono delle tecniche, il bambino sa come si fa, ma se trova una mamma non preparata, la maggior parte delle mamme oggi sono non preparate perché non le preparano, perché non c'è tempo, nessuno prepara, le attaccano male, succhiano il capezzolo, ragade sì, latte no, perché la produzione dei serbatoi del latte sono nella parte inferiore del seno, no? Quindi bisogna avere una tecnica molto semplice per adattare, allora si produce latte, eccetera, eccetera. Quindi queste cose sono semplici, importanti, ma ritornando al discorso della domanda, cioè noi cercheremo adesso di fare corsi, prima li abbiamo fatti con scienza veterinaria, corsi per gli anni, veniva nessuno. Primo perché dovevamo pagare loro, anche se era 120 euro l'iscrizione, non abbiamo ditte, ci sponsorizzano, eccetera. Siamo autonomi su questo, allora insomma un po' di iscrizione non venivano perché sono abituati a farsi pagare dalle aziende dell'industria alimentare. E poi quando si sentiva la parola vegetariana, oddio non ce l'ho sul mio foglietto, mi racconto una male. Insomma, adesso le cose stanno cambiando. Abbiamo fatto una riunione con il presidente della Federazione Italiana dei Medici Pediatri e abbiamo deciso di fare un gruppo di lavoro che porterà, ci vorrà un paio d'anni, ma che cosa? Ai pediatri a dire, bene. Alimentazione latte materno, alimentazione basata sugli alimenti vegetali, in inglese si chiama plant-based nutrition, ed è l'alimentazione sponsorizzata da tutte le più importanti società medico-scientifiche internazionali, dal cardiovascolare a quelle dell'osteoporosi, a quelle dei tumori, eccetera, eccetera. Poi, se ovviamente si presenta un genitore, dice io voglio un divezzamento vegetariano, o meglio ancora vegano, ok, il pediatra deve, non gli cresce il cervello, non gli cresce questo, ma cosa fa, la carne, no, basta, questo è finito, è il passato triste, eccetera. Quindi fra un paio d'anni ci sarà. Allora ecco la risposta alla domanda, che cos'è? Pediatra e segue, magari si appoggia ad una, diciamo, professionista della nutrizione, biologo nutrizionista, dietista, naturopati, dipende da come si hanno preso un diploma in Romania, come certi figli di politici si sono laureati in Romania in legge, non faccio nomi, ma lasciamo perdere, insomma, non mi fido, insomma, ecco, quindi ecco, questo sarà il futuro. Dobbiamo lavorare, è duro perché cambiare da presentare un foglietto scritto a spiegare e anche dare delle informazioni, bisogna farsi anche voi. Chiaro? Risposto? No. No, chiaro. Un'altra domanda. Per quelle povere mamme con 4% che non riesce a dare. Non lo facciamo più, cioè, idiozia. Il lattosio è importante, anche non solo per lo sviluppo, anche il glucosio poi alla fine, perché il lattosio viene scisso anche in glucosio. Ma per esempio per la mielinizzazione, insomma, quindi il rivestimento finale, diciamo, del cervello e del sistema nervoso, insomma, il lattosio è abbastanza importante. Si arriva anche dal glucosio, da un prodotto, diciamo, finale del metabolismo, però insomma. Quindi, però insomma, piuttosto che prendersi la caseina, che cosa fa la caseina? La caseina fa muco. Libera istamina e quindi fa muco. Muco vuol dire tosse, raffreddore, e poi che cosa succede? Gli si dà l'antibiotico. Un antibiotico
se si piglia per 5 giorni mi distrugge tutto il patrimonio probiotico di batteri buoni nell'intestino e ci vuole 3-4 anni per ricrearlo, almeno che uno non integri con probiotici di quelli buoni, no? Quelli della Marcuzzi, l'Activia, dove per prendere un po' di probiotico bisogna prendere 18 yogurtini al giorno, vero? Allora, questo è estremamente importante. Quindi se io non do caseina, la tolgo i formaggi per latte, soprattutto i formaggi, per 10-15 giorni, il bambino gli sparisce il buco, guarda caso. Quindi si ammala di meno, il bambino vegetariano, vegano soprattutto, è un bambino che nel corso della sua vita fa un incontro con antigeni, un virus di 3, fa la febbre, torna dall'asilo con la febbre a 38,5, lo porta a casa, la mattina dopo non c'ha più niente. Perché? Perché si difende da solo e quella febbre gli ha fatto fare anticorpi, quindi guai mettere la tachipirina a 38,5. Anche perché le convulsioni febbrili, che sono patrimonio di bambini particolari, vengono anche con 37. Allora cosa facciamo? Vediamo la tachipirina a uno che ha la febbre, la temperatura normale. Lasciamo stare. Quindi, per carità. Poi ci sono tanti mesi per abbassarla. Però ricordiamoci, la febbre è un meccanismo di produzione di anticorpi. E il bambino vegano ogni tanto incontra qualcosa, fa un episodio febbrile, vuol dire che si sta facendo anticorpi e il giorno dopo sta bene e quando incontrerà quel virus eccetera non avrà più febbre. Sì? Quindi ecco, questo latte purtroppo c'è questi formulati, quindi c'hanno tutto dentro, ecco, ma hanno al posto della caseina la proteine vegetali derivate dalla soia. Poi la caseina fa un altro scherzo, poi vengo da lei, che è quello di stimolare un fattore infiammatorio, si chiama interleuchina 4, fa parte del sistema immunitario, che produce mastociti che danno origine a un broncospasmo. Quindi tutti quei soggetti che hanno papà, mamma, zio, con asma, dermatite atopica, insomma, eccetera, per carità, se noi gli diamo la caseina sono facilitati ad avere questa patologia. Quindi praticamente la caseina va bene per fare la colla delle etichette. L'altro giorno ho trovato una famiglia, dunque il bambino aveva broncospasmo, attacchi d'asma eccetera, il padre era allergico, dice sa, lecca le etichette di bene urticaria eccetera, dice non si sa come mai, certo c'è la caseina dentro, quindi la caseina viene usata nell'industria degli imballaggi come è un potente collante, figuratevi cosa fa nell'intestino, solo il vitello è in grado di digerirla, il bambino assolutamente no, non ce la fa, c'ha un pH debole, eccetera. Quindi porcheria, e soprattutto nei formaggi la troviamo. Quindi, voce? Sì, dopo diventa non più importante. Però dopo il secondo anno, dopo il primo anno, non si allora, nel mondo solo un quarto della popolazione consuma latte e formaggi dopo i 7 anni. Cioè, se tu a un cinese gli dai una tazza di latte, dopo 10 minuti lo vedi correre cercando una toilette che ha una diarrea mostruosa. Questi gli indiani, eccetera. Non serve. Il latte, il vaccino, no, basta, non serve. Anche perché madre natura fa diminuire gli enzimi, si chiamano lattasi, che digeriscono il lattosio, è normale. Noi occidentali siamo una anomalia genetica, perché riusciamo a produrre ancora lattasi, quindi enzimi, anche da adulto. Ma chi è normale sono cinesi, indiani, eccetera, eccetera. Loro, perché non serve il lattosio, insomma, serve solo nelle prime fasi della vita e serve a vendere i prodotti, ovviamente, a far soldi, però sì. Chiaro? Quindi non, però non è indispensabile il lattosio. Diciamo, anche il glucosio riesce a dare una maturazione. Certo che il prodotto già pronto va meglio, insomma. Poi. Allora, no.
primo anno sì, infatti io quando gli faccio mettere un cucchiaino ho detto marca latte, che è un lattorio, nei lati dove non c'è, basta un cucchiaino. Beh, la teta, la mamma, 70% del latte è lattosio. E per quello bisogna continuare a lattare, perché sennò bisogna ricorrere ai cucchiaini. Basta poco, di fatto stesso che dal primo anno di vita al secondo si passa da un 70% di latte come fonte di nutrimento a un 30%, vuol dire che insomma, la mielinizzazione avviene soprattutto la costruzione se nel corso soprattutto nel primo anno, poi prosegue ma ne basta poco. B12, altro problema, che cosa è successo? È sparita quella ad alto dosaggio settimanale. Allora, la B12 è importante, è una vitamina che presiede tutti i metabolismi, che interviene sulla produzione di un mediatore della serenità che è la serotonina, per cui c'è un sacco di gente depressa per questioni genetico-sociali, ma soprattutto perché sono carenti di B12 e quindi non hanno una produzione di serotonina, che guardate non va misurata nel sangue si può anche trovare dei livelli decorosi, ma va misurata nei neuroni, e che è difficile in laboratorio, non si può fare biopsia del cervello, insomma. No, è lì che agisce. Viene, diciamo, prodotta dall'intestino e trasportata dalle piastrine. Questo è molto importante, insomma. Per cui bisogna avere un intestino funzionante bene. Allora anche lì bisogna stare attenti e guardare le proprie feci. Con i bambini, con i grandini, dico... Sai come si fa nel bosco, si guarda gli uccelli, si lasciano vivere, eccetera. Si chiama bird watching. Per star bene, tu devi fare il cacca watching insieme ai tuoi genitori. Che cosa vuol dire? Si parlava prima di intestino, di probiotici. La alterazione della presenza di probiotici nell'intestino è... Noi dovremmo avere 100.000 miliardi di probiotici. Abbiamo 19.000 geni addosso, ne abbiamo montati di più, ma quelli veramente importanti sono 19.000, mentre l'insieme dei batteri, eccetera, specialmente quelli buoni, perché sono i probiotici, i saprofiti che sono lì, mangiano a sbaffo, non fanno niente, e i patogeni che fanno, mangiano a sbaffo e fanno danno. Ecco, l'equilibrio ovviamente è quello di avere una grande percentuale di probiotici, bifido, lattobacilli, lannose, compagnia. Allora, che cosa fanno questi qua? C'hanno più geni, molti, gran lunga geni dei nostri geni e dialogano il nostro organismo. Per esempio, c'è un batterio che produce la vitamina B12 nell'intestino, un altro batterio che regola la sazietà. Quando arriva il cibo, uno di questi batteri stimola l'intestino a produrre un ormone, si chiama leptina, che ci dà il senso di sazietà. Arriva cibo e l'animale d'allevamento, se non gli danno l'antibiotico, gli distruggono il batterio e dà sazietà, mangia poco e quindi soggiorna nell'allevatore molto di più e quindi gli costa. Invece gli danno l'antibiotico nei mangimi per eliminare tutti i batteri, anche quello che produce la B12, così l'animale è alla catena e alla mangiatoia continua. E quindi ingrassa in tempi più brevi e l'allevatore vende prima e gli costa di meno. Questo è il tragico delle situazioni. Allora, i probiotici sono importantissimi e bisogna mantenersi. Allora, la vitamina B12 non c'è più nell'uomo, tranne gli indiani, lo spazio, i cinesi, gli africani, oppure i bambini che giocano sull'erba, sul terreno, mettono un po'. Esempio, film. Gorilla che allatta nella foresta. Allatta ogni tanto, si vede, piglia un ciuffo d'erba o la terra e lo mette in bocca al gorillino, lo comincia a sputarla, ma intanto si è preso i batteri. Proprio per questa ragione, insomma, fondamentale, bellissimo. Ecco, quindi noi non siamo, con questo non li mettete in bocca il ciuffo d'erba ai vostri figli, se sono altri sistemi. Lasciate di giocare, il bambino deve essere sporco, deve essere un bambino sporco, non deve essere un bambino. Si è lavato, troppo speso, mamma mia, insomma casca il cucchiaino, si sente l'urlo, via e mi sterilizzato, ma che io mi ricordo mia nonna,
ricordo ancora, mia nonna cadeva il cucchiaio, lo leccava e me lo metteva in bocca. Diciamo che sono stato bene, insomma. Forse c'aveva i suoi, mi dava anche qualche cosa. Va. Allora, molto importante questa cosa. Come si fa? Bisogna integrare la vitamina D, perché l'uomo idiota ha buttato e continua a buttare il gas nell'atmosfera, bisogna integrare la B12, perché l'uomo idiota l'ha tolta. Non esiste negli alimenti vegetali, ho detto, anche se uno è lato vegetariano, anche nei formaggi da allevamento non c'è più. Chiaro? Allora bisogna integrare. Come si fa? Allora, siccome ci sono dei culturisti, eccetera, che usavano la vitamina B12, tipo so, il Long Life 2000 unità, una compressa sublinguale la settimana, la usavano tutti i giorni, anzi ho visto adesso sono stato in America, ci sono delle compresse da 5000 microgrammi, no? Microgrammi di eccetera, avevano che cosa? La B12 è altamente energetica perché interviene stimolando tutti i metabolismi, carboidrati, proteine e grassi, però insomma se c'è un tumoretto e si sta formando, gli diamo energia e il tumore non va bene. Allora Stati Uniti e la comunità europea hanno detto basta, basta compressa ad alto dosaggio, le diminuiamo. Adesso c'è solo roba in giro da 50-100 microgrammi, quindi bastano 25 al giorno prese per bocca, oppure gocce, io posso anche dire insomma, il Cobalavit è un ottimo prodotto, che sono 2 o 3 gocce per il bambino, poi crescendo diventa 4 fino ad arrivare a 8 per l'adulto. Però insomma 8 gocce tutti i giorni è fastidioso. Allora l'adulto basta che prenda 25 grammi al giorno o 50 grammi ogni 2 giorni è a posto. Facendogli un controllo però, dopo 3-4 mesi di questo dosaggio si viene su. La vitamina B12 dovrebbe essere compresa nei risultati del laboratorio fra 350 e 500, questo è il viaggio, il laboratorio dà 180-190 mm, insomma un po' pochetta, insomma. 350, 500 siamo tranquilli, cioè. Ok? Quindi molto importante. Ma questo non vuol dire che l'alimentazione vegana è squilibrata, è l'uomo moderno che è squilibrato, perché il profitto sta distruggendo il mondo. Quindi se no la natura aveva pensato al sole e ai batteri o nella polvere, eccetera. Bene, vai. Ma il residuo della vita per anche se ne tu la vita che dell'online, siccome io credo sia uno dell'altro, e se tu la vita c'è scritto di prendere, si può assumere 2 gocce al massimo al giorno, senza distinzione di età. No, sbagliato. Perché c'è da 2, si comincia con 2, una goccia sono 1,25 microgrammi, mentre quindi sono 2, il dosaggio è insomma, sì, quasi 3. Io ho sentito infatti sulla mia azienda, loro hanno detto i lab ci dicono da 2,4. Vabbè, ma l'assorbimento, ma che discorsi sono? Però lì capite, c'è il ministero che è idiota. E poi io sono anche convinto, siccome uno dei più importanti dirigenti del Ministero della Sanità è un veterinario, che se può rompere le scatole ai vegetariani, o vegani lo fanno, volentieri. Allora, Cobalavit è un buon prodotto, 8 nell'adulto, a partire dal 2, dal direzzamento. Perché io ho visto, ecco, qui c'è problemi, che per gli altri è importante, perché ho visto madri che vegani integravano durante l'allettamento ma non era sufficiente. È arrivata una bambina che è nata di 3,5 kg dal Trentino, madre anche lei veterinaria, una anche a un certo livello culturale, è arrivata 3,5 kg, me l'ha portata a 6 mesi, era 5 kg. Perché era insufficiente l'integrazione. La tetta santa è un filtro nel bene e nel male, quindi di questa integrazione che dava la madre alla bambina non arrivava niente, insomma. Allora bisogna integrare anche il bambino. Ovviamente si cerca, se la madre integra, il bambino può prendere un po' meno di vitamina D, diciamo, ecco. Se la madre non integra si va a dosaggio. Comunque da 2 si parte, a 8 si arriva adulto, quindi piccoli incrementi, eccetera. Comunque sul libro questo c'è scritto chiaramente, dosaggi per fascia d'età. Prego. Si diceva veramente che è possibile avere un successo di 12,
certo, ma con i dosaggi che ci sono, con le compressine e le giocine ci sono, deve essere, diciamo, una persona non proprio equilibrata, si attacca alla bottiglia, insomma, o alla scatola, insomma. Però sa, il culturista faceva questi abusi, consumasse un blister al giorno di compressine da 50 rispetto a una compressa al giorno da 5.000, è dura anche perché insomma cortano, ecco, quindi non ci sono, bisogna monitorare, questo è importante. Quando uno è monitorato, cioè, non dico che uno deve fare un prelievo ogni tre mesi, per carità, cioè, in certe fasi diciamo della vita, cioè, una volta all'anno un controllino si può fare, meglio, perché così siamo nel, tra i 350 e 500 della B12 e da 60 a 100, 60 è l'ideale per la vitamina D. Insomma. Guardate, è un problema grosso la vitamina D, perché dopo alla fine vi devo dare la notizia brutta, ma non per i vegani, su questo sta succedendo, per le malattie legate all'inquinamento. Insomma. Per fare questo monitoraggio della vitamina D, io l'ho fatto semplicemente quello della vitamina in sé per sé. Poi però scrivendo... Come della vitamina? Cosa vuol dire? Cioè ho controllato la vitamina B12. Allora basta, c'è una. Sì. È che poi scrivendo su Scienza Vegetariana, sul sito, vale, male, io non posso dire che sono vicepresidente, perché il presidente mi ha proibito, infatti l'ho fatto levare. C'è il curatore. C'è. Non si può. Solo il presidente. Cioè, lasciamo perdere. Le chiedo se il signor che mi ha mandato, che sarebbe da controllare anche l'homocisteina e per che sia veritiero il valore. Sì, ma infatti io gli faccio chiedere la prima volta, li inserisco negli esami. Siccome io che l'acido folico, la monocisteina, eccetera. Cioè un controllino nutrizionale si può fare. Poi dopo, una volta che si vede che i dosaggi vitamina B12 e sono a posto, che i folati sono giusti, poi folato da dove viene folato? Da foglia, cioè da verdure. Quella vitamina lì la si prende da verdure. Siamo tranquilli, insomma, non c'è un iperomocisteminia, una carenza di folate, cioè, quindi si può limitarsi a controllare i livelli, no? Che poi ti ferisco, io prendo settantenne, 50.000 al mese unità di Dio, se no sono scoperto. Quindi ognuno in funzione che sta crescendo 100 milioni. Vai. Ancora sugli creatori di B12, ho visto che dopo la scomparsa della Love Life, quelli un po' più comodi, ad esempio da 100 in Italia, sono di metilcobalamina invece che c'hanno cobalamina. Sì, va bene. Ma è un prodotto aggiuntivo, una valenza aggiuntiva, insomma. Perché entra nella l'organismo riesce a metilare, quindi la metilazione è già fatta, è un prodotto già pronto, entra passa la barriera ematoencefalica e quindi entra nei neuroni e via, insomma. Quindi sono la dov'è, insomma, sono. Sì, certo. Ma diciamo costa di più, quindi, però l'organismo la metila uguale. L'unica cosa si poteva stare attenti, o la B12 è quella, se uno piglia, certo non il bambino, anche se purtroppo vedo che il reflusso gastroesofageo viene curato con gli inibitori di pompa. Lei non assorbiva bene la cobalamina, per quello hanno fatto la sublinguale. Ma adesso prende ancora ha divertivoli? Sì. Quei probiotici, bisogna lavorare con i probiotici. Ma io adesso si può fare. Sì, ma bisogna aggiungere i probiotici. Ho fatto una cifra che si prendendo per Ramonelle. Sì, conosco. Il testo. Il libro che è insieme a lo conosco l'osso, siamo amici che lavoriamo, se io prescrivo molto, sono migliori probiotici che ci sia in commercio, che sono non quelli della Marcuzzi, costano cari,
come diciamo ceppo. La Bromat è un'azienda che fa prodotti eccezionali. Quindi attenzione, perché se io ho una gastrite o una pene inibitore di pompa, la vitamina B12 non viene assorbita, la cobalamina non viene assorbita. Prima parlava di cacca watch. Allora, cominciamo. Allora, via le gabbiette o le schiume dal padre, non se non si vede. Poi, prima di fare l'operazione finale, abbiamo capito che cos'è, cosa ha fatto la cacca, si guarda, deve affiorare con un coccodrillo, no? Se va a fondo non c'è fibra, vuol dire che uno mangia bene, e il probiotico cosa mangia? Fibra o lattosio. Bambini 2 anni, fibra pochissima. Quindi attenzione a non esagerare. Il passato di verdura, che cosa c'è nella verdura passata? Io ho fatto il brodo e poi ho la carcassa della verdura, cosa c'è lì dentro? Che nutrienti c'è in questa carcassa che poi gli scheriati me la mettono dentro con un pastone verde? Cioè, che cosa c'è di nutrienti? Che cosa è rimasto? Niente, cioè la mente, la fibra in un solo quello, cioè la cruda. La cruda in un bambino mi porta via nutrienti e poi mi fa disturbi intestinali, meteorite, eccetera, ma soprattutto mi porta via energia, carboidrati, ferro, calcio, di tutto, insomma, vitamine. Quindi no, la fibra fino a 2 anni, massimo 18 mesi, si comincia a 18 mesi col semi integrale, e non esageriamo con la frutta, e soprattutto sapere che gli antiossidanti, che sono la parte anche di altre vitamine, calcio, delle verdure, passano nel brodo. Quindi al divezzamento, dopo il primo pappa solamente brodo, gli si può mettere un paio di cucchiaini, questo proiettile è un maestro su questo, ha perfettamente ragione, giusto per dare colore e sapore, ma non per dare nutrimento. Ci sono tanti bambini che stanno male la notte, a Verona siamo, si rugolano nel letto da mal di pancia perché hanno un eccesso di fibra, che poi non gli fa crescere, gli porta via nutrienti. Quindi il passato più avanti, verso 2 anni, insomma. E attenzione, bambino grasso, tanta fibra, bambino magrolino che cresce poco, con cautela, perché sennò si porta via nutrienti. Ho risposto? No. Allora, quindi devi galleggiare. Galleggiare? Se c'è... Aspetta, fammi finire il cacca-voce. Allora, poi, la forma deve essere una forma allungata, ci siamo già capiti? A capezza vuol dire che manca bifido, cioè e poca fibra si assume. Bene, bravo, conferma scienza e esperienza. Il colore, quindi deve essere allungato, no, a capezza né molle. Ma quanta gente c'è che ha un cacca watch negativissimo? Pieno il mondo, si chiama disbiosi intestinale. Se io ho 4 punti negativi, sono un intestino devastato, una specie di colabrodo dove passa di tutto, batteri, virus, tossine, allergeni, funghi, di tutto là dentro, perché il bifido fa da barriera intestinale, sulla parete intestinale fa da filtro, e poi stimola, più diciamo sulle linfonodini, si chiamano placche di Peye, il 75% della produzione di anticorpi di tutto l'organismo. Se uno non ha il bifido, come per esempio chi nasce da taglio cesareo o male stitica negli ultimi 3 mesi di gravidanza, non si piglia il bifido passando dalla vagina, e quindi coliche gassose, poi parte male. Il bifido digerisce la caseina, ecco, e anche in parte aiuta a digerire la beta-lattoglobulina, che è la proteina del latte materno. Quindi le coliche gassose sono da riferire a una carenza di bifido. Allora, nel taglio cesareo basta mettere il bifido, la polvere sul seno della madre, gli se ne dà 4-5 volte l'attacca, è come se fosse passato dalla vagina. Nella madre stitica, nell'ultimo mese di gravidanza, gli si deve dare bifido e fibra, perché sennò in vagina non ci va niente.
chiudo la parentesi. Allora, forma allungata, né a palle né a crema. Poi, il colore lo definiscono ideale di popolazione batteria monaco. Marrone festa di Moro, né chiaro né nero. Insomma, raffinato. Bene, quindi anche questo, marrone festa di Moro. L'ultima roba è che quando uscite dal bagno e uno non entra dentro, dopo due, non si deve sentire l'urlo aprire la finestra. Odore non sgradevole, né pungente fermentazione eccessiva, né puzzolente, troppe proteine nella dieta, specialmente animali, e quindi putrefazione. Allora, affiora, forma allungata, marrone medio, testa di moro, odore gradevole, di rose. Questo vuol dire intestino sano. Infatti lei ci sta lavorando, eh? Io ho 40 anni sofferto. Tanto bifido per lei. Certo, sì, sì. Ma è nato come suo figlio? Da parto normale, però ma le stipsi ha avuto colie nei primi mesi? No, beh, qualcosina c'era allora di bifido. Qualcosina, sì. Bene, eccola. Tornando a vitamina B12, vitamina D, che se ne continua a parlare, ma continua a usare la causa della carenza. Beh, non c'è negli alimenti. Sì, no, ma no, dico la causa su di noi, quindi si dice no, Alzheimer piuttosto che. Sì. Quali sono le cause? No, Alzheimer, insomma, sì. Alzheimer c'è altra roba più grossa. Dopo ci arriviamo adesso. Ricordatevi, devo parlare dell'inquinamento ambientale e tipologia di alimenti e salute. No, carenza non c'è. Non c'è. E quindi solo nell'animale ruspante, allora lì quello è normale, perché la prende, c'ha il batterio, ne usa poco anche per sé come l'uomo, e il resto lavora nella carne e nei prodotti latte e uova. Ma negli animali d'allevamento, che sono la fonte più importante di alimenti animali, della dieta degli onnivori, non ce n'è, non c'è. Ma di quelle conseguenze? Di che cosa? Della B12? Le conseguenze? Si va dall'anemia macrocitica, nel bambino alla scarsa crescita, a un metabolismo delle tre componenti molto rallentato, a problemi di depressione, cioè c'è una sfilza così, problemi cutanei, insomma. La vitamina è importante, ne basta poca, 3 microgrammi al giorno, ma neanche. Ma... Va. Scusi, che consiglia per bambini dei mesi, dai 3 ai 5 anni, un'integrazione di probiotici, magari? Allora, prima bisogna mettere a posto la dieta, perché il probiotico mangia. Dentro va nell'intestino il cibo, che è lattosio il primo anno di vita, i primi 6 mesi, diciamo, e poi la fibra più avanti, insomma, ma soprattutto nell'adulto dentro la fibra, o nel bambino dopo i 2 anni, fibra, insomma. Quindi se ci... Per una dieta ben... Allora, le diete vegane sono sicure in tutte le fasi della vita dell'uomo, dalla gravidanza, al bambino in tutte le sue fasi, l'adulto, l'adolescente, l'atleta. Questo lo dice la comunità scientifica, eh? E cioè, quindi deve essere pianificata. Se uno fai da te, ho sentito dire prima, fa confusione. Allora ci vuole una guida, che poi non è detto uno deve vedere una volta al mese, basta vedere il bambino un paio di volte all'anno, eccetera, insomma, facendo questo controllo del mondo. Quindi, per rispondere alla sua domanda, quindi prima ci deve essere la dieta. Poi, se si fa questo caca watching, e c'è anche un punto, allora un punto si fa una piccola aggiunta, si parte da una disbiosi grave, tutte e quattro negativi, bisogna fare un ciclo che è una settimana di un probiotico che pulisce, 2 capsule volte al giorno per 6 giorni, poi secondo il bifido, sempre la stessa quantità, e il terzo quello il rannoso, eccetera. Questo è... Allora la gente subito dopo sta meglio, loro allora un batterio probiotico vive 15-17 ore, si replica ogni 2 ore, in presenza di un ambiente idoneo. Odia le proteine acide, quali sono? Tutte le animali. Sorforate, quelle sorforate. Ok?
proteine vegetali non sono solforate. Prima ho detto anche i nomi dei probiotici che di solito consiglia, però non li ho sentito. Volete che faccia pubblicità? No, ma io lo faccio volentieri che funziona. Io sono privo di conflitto di interessi, privo di conflitto di interessi, lo scrivo sempre. La Broma è che è una ditta seria, una ditta svedese e lavora in Italia. I diverticoli è un altro discorso, sì, però bisogna fare, diciamo, dei cicli di enterelle e bifiselle, enterelle e bifiselle, enterelle e ramoselle, enterelle e ramoselle, dipende, se c'è componente stitica bisogna aggiungere il bifido, se non c'è componente stitica basta enterente la ramoselle. Ah sì, e anch'io. Non si vede niente. Io prima di diventare vegetariano vegano, cioè 13 anni fa, quando mi sono reso conto, con la mucca pazza ho cominciato a capire, amico. Io ero un pediatra che prescriveva un divenzamento. È vero. C'è qualcosa che non funziona. Io ero 84 kg, adesso sono 70-72. Avevo pressione alta, colesterolo alto, reflusso gas esofageo, divertito, una farmacia ambulante. Adesso io mi curo la gente, bambini compresi, con i problemi. Non sono farmaci. E vanno, questa si chiama medicina funzionale. Il probiotico risolve il problema alla radice, la causa, non il sintomo, come... come il suo prodotto, la pastiglia per la pressione, eccetera. L'industria farmaceutica trema al successo di questa terapia che si chiama funzionale, medicina funzionale, cioè no. Allora, medicina funzionale vuol dire che io non curo il sintomo, oppure vai, lo curo se è un sintomo, ma vado a curare la causa. E se è un problema molto spesso, tanto frequentemente di disbiosi intestinale, lo risolvo, quindi non vendo più farmaci, per quello che sono tutti spaventati in tutta la farmaceutica, perché lì sparisce i farmaci. Questo è un esempio chiaro, lei dice, io ho usato gli antiacidi per 10 anni, servito un più, se no quello, attenzione, chiedete a chiudere i prestiti, come tu dici, mi fanno durare questi 6 mesi un marker tumorale, KCG o insomma le cose. Lo troviamo alle stelle. Ecco. Adesso sia tranquilla. Sì, sì, no, però. Come le statine, fino a 300, è inutile andare a pigliarsi le statine, perché sono robe che fanno male dentro al muscolo, diciamo, l'enzima che partecipa alla sintesi del colesterolo è anche dentro il muscolo. E lì, insomma, specialmente l'anziano che prese pochissimo, specialmente l'estate, un sacco di gente viene contro l'ischemia cerebrale, anziani che si vedono un po'. Bisognerebbe un litro d'acqua al giorno, più quella minimo, più quella si beve e si prende dagli alimenti. Insomma, ci sono appunto questi problemi che prendono la pastiglia per la pressione, poi non bevono acqua, gli cala il flusso sanguigno del cervello e vanno incontro ai ischemia, quindi vertigini, abbassamento improvviso della vista, specialmente quando stanno da letto, perché la pastiglia per la pressione, basta mangiare, prendere verdura, quindi potassio, poco sodio, al massimo salare poco con sale marino integrale contenente un pochino di olio, ma poco, un po' di olio ci vuole, la tiroide è anche giusto. Ecco, quindi i farmaci si possono buttare in genere nel bagno, no, si può, se ci a cosa. Ma se si può curare con l'alimentazione, ben pianificata, e con i probiotici. Che non essendo più lo spante dobbiamo assumere tutto. Oddio, ma cosa volentieri. Questa è una domandiera. Dai, abbiamo un sacco di dubbi. Volevo chiederle in generale, lei cosa consiglierebbe attualmente a chi ha un figlio piccolo o chi deve averlo,
cioè come indirizzarsi, nel senso che se noi siamo di Verona, a Verona pediatri vegetariani non io vivo però Mantova, a Firenze e Milano, mia figlia si è trasferita a Milano, quindi ho aperto un ambulatorio a Firenze. Ma c'è chi mi vuole Praticino. Dopo se muore do un biglietto. Quindi volendo, cioè a Verona lei potrebbe operare. Perché no? Perché io avevo capito che cioè, si era sposato da Verona e si era. Io ho istituito un centro di. Appunto diciamo impegnativa via purtroppo dopo io avevo chiesto di poter andare lì anche dopo la pensione, l'ASL mi ha detto no, si può, cioè io adesso con la riforma della pubblica amministrazione pare che io gratuitamente possa andare, io ci andavo anche gratuitamente. La dietista di sera non c'è più e poi stanno ormai tanti bambini che per controllare sono appuntamenti a 4 mesi. Quindi purtroppo poi ci hanno tanti casi di diabete e di tanti. Di oltre questo centro qua, però lei comunque ha uno studio a Verona dove... Lì dove c'è il mio libro c'è il video. E qui questa è la domanda. L'ultima, e poi vi devo parlare del problema dell'inquinamento, è grossissimo, gravissimo. Vai. Il domanda è sempre su probiotici. Si possono usare anche per un periodo? Certo, noi dobbiamo avere 100.000 miliardi, una capsula contiene 1 miliardo, quindi sono... D'accordo che si rende da solo un ambiente ideale è l'intestino, però insomma. Non sono farmaci. Sì, 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 certo. Dovremmo averli, se fossimo ruspantoni, li dovremmo averli tutti, saremmo sani, faremo marameo all'industria farmaceutica. Allora, la signora poi. Non ho capito male. B12, in relazione a chi ha avuto il tumore. Sì, dosato, no, se uno ne piglia delle botte da 2000 al giorno. Quindi ridurre il dosaggio. Portarlo a 50 microgrammi ogni 2 giorni, o mezza compressa al giorno, o dall'adulto 8 gocce di Cobalavit, però le gocce sono, vabbè, i bambini. Comunque è un ottimo prodotto il Cobalavit. Chiudo però, perché è tardi, c'è da mangiare, eccetera, eccetera. Allora, l'inquinamento ambientale. Abbiamo 4 siti in Italia, 2 sono qua vicini, 3, Mestre, Mantova e Brescia, che sono siti di elevato inquinamento ambientale. Però tutta la pianura padana è inquinata. Posto più inquinato d'Europa e del mondo. Di che cosa? Prodotto dall'uomo. Diossine, inceneritori, ecco, se tu li vuoi fare a Verona l'inceneritore, lo picchiate, ci buttate lui, perché è fonte di diossina. A Brescia, dove c'era prima l'industria, la caffa, dove faceva diserbanti, quindi diossine dentro, e le buttava gli scarti, diceva che li smaltiva, e invece li buttava nelle rogge del sud della città, perché era quasi in città, e confinava di muro una scuola elementare. Che cosa hanno fatto? Siccome la diossina poi va su nel cielo, poi la pioggia va nella terra, andava a finire sull'erba dove giocavano i bambini. Che cosa hanno fatto la Fabia? Gli ha cementificato l'erba e ha continuato a fare porcherie, 30 anni è andata avanti. Ma che cosa ha fatto l'uomo intelligente? Ha costruito uno dei più grandi inceneritori d'Europa, che è quella roba azzurra, la ciminiera, che c'è sulla Verona-Milano, sulla sinistra. La quale brucia immondizie, però per funzionare bene ed essere edilizia credo debba bruciare 700 tonnellate di immondizia all'anno. A Brescia facevano già la raccolta e che cosa? Dividevano l'umido, il secco, eccetera, eccetera. Portavano l'umido, il secco no, perché il secco c'è la plastica. La plastica è una delle fonti più importanti di produzione di diossina, che è una molecolina piccola piccola, c'è il cloro, fetente. Che cosa è successo? Che non aveva sufficientemente immondizia, fanno una raccolta differenziata, poi buttano tutte insieme e lo buttano. E buttano polveri, PM10 un po' meno, erano filtrate, le PM5 lì, le 2,5, che sono quelle più piccole, ma più pericolose, perché quando entrano nell'organismo vanno a finire dappertutto, infiammano e creano problemi. Quindi, poi c'è
quindi Brescia, Mestre, Mantova e Ferrara, Ferrara c'è qualcosa, e Taranto, l'Ilva lì, poveretti, insomma, altro esempio di delinquenza, insomma, e di impotenza dei nostri governi e amministrazione regionale. Poi, quindi diossina, la diossina sale, fumi, cosa, poi scende con le piogge e va sulla, sulle piante. Però attenzione, è liposolubile, cosa vuol dire? Si scioglie nel grasso e vi si accumula. La pianta non ha grasso, quindi si appoggia. Allora non andate paura, perché se io piglio la foglia di lattuga piena di bif, specialmente biologica, come ci arriviamo, la sciacco un po', oppure la carota gli do una grattatina biologica, non, va via tutto. Dove si annida questa diossina? E i pesticidi, che sono lo stesso il 75% lipofili, cioè liposolubili, e si accumulano nel grasso. Carni rosse, dove c'è più veleni, diossine e pesticidi. Formaggi, carni bianche, pollame pieno di grasso adesso. La coscia in bocca resta l'osso in mano. Una volta bisognava rasparla, no? Perché c'era proteine, insomma. Poi, i carni di maiale sono diventate più magre, perché non gli danno più riscaldi dei caseifici, gli danno i mangimi anche ai maiali. Poi c'è il latte intero, poi c'è il pesce, e poi le uova. Dopo c'è l'aria, insomma, se uno sa, la respira, un po', però molto in fuoco. E poi soil, che tradotto dall'inglese vuol dire prodotti del terreno, che però li ha in fondo. L'acqua no, perché l'acqua no? Perché essendo liposolubili, precipita nell'acqua e va a finire sul fondo dell'acqua, degli stagni, dei fiumi, dei mari. E chi è che se la mangia, se la piglia? Il pesce piccolo. Quale? Non mangi il pesce più piccolo, mangia la roba del fondo. Chi è che quindi è inquinato di pesce? Il pesce predatore, tonno, spada, eccetera. Quali mangiano tanto pesce piccolo, si pigliano i veleni che si accumulano nel suo grasso. Quello è pericolosissimo, molto pericoloso. Tutto questo vale anche per i pesticidi, l'abuso di pesticidi. Allora, io vi raccomando una cosa, sono stato a porta, ho denunciato l'abuso di pesticidi nella frutticoltura senza far nome dove e quando, mi hanno denunciato quelli della Melinda di Trentini. Sono andato a finire in prima pagina, accanto c'era Napoletano, la mia fonte, il pediatra Pinelli contro le mele del Trentino. Io ho parlato di frutticoltura perché c'erano a quei tempi 28 trattamenti di pesticidi diversi nell'arco di 6 mesi. Quello dice, ma sono tutti a norma, ognuno di loro. Se io ne prendo 4 insieme, o più di 4, si potenziano l'un l'altro, quindi si hanno danni. In America i fungicidi che vengono usati per tenere via i funghi dai meli, quindi dai frutti, sono stati banditi, perché hanno causato gravi danni allo sviluppo neurologico dei bambini. E questi se li adottano. L'anno scorso, e anche quest'anno sicuramente con tutta l'acqua, tanti funghi, 46 trattamenti con clorpirifosfato, che è questa roba. Quindi signori, quando vedete, in più, cos'è quella roba lucida sulle mele? Che sostanza è? La cera. Bravo, che cos'è la cera? Un grasso. Quindi vale! Quelli di loro, poveretti, che si mangiano questa roba, si sbucciano, ti danno via la buccia, più 3 cm di polpa. Mangiano e torsono in braccio. Allora, comprate mele col baco, biologiche, non quella robaccia lì, dove hanno fatto un sacco di soldi, eccetera. Comunque, io devo avere ancora la certificazione dal Tribunale di Trento, però ho saputo che gli hanno detto, osservazione di carattere generale, quindi non avevo fatto il nome di dove, cioè la registrazione, e diritto di piglia, quindi... Allora, in agricoltura, perché attuale l'agricoltura si utilizza anche per questo come la presenza? Io credo di no. Sono 80.000 prodotti, di cui solo 80 testati nell'adulto. Tanti sono stati vietati. Ma da chi vietati? Ma se ci sono delle lobby... Vabbè, per fortuna, però sono rimasti quelli ultratossici, ma gli ho detto che se io prendo più di 4 pesticidi insieme,
sono tutti, si diventa ultra tossico, non capite dove è il problema. Allora, la EFSA, stia attenta, la EFSA, che è l'Agenzia Europea della Sicurezza Alimentare, la sede a Parma, doveva fare un documento copiando quello fatto negli Stati Uniti, dove hanno messo ai bando i multipesticidi, cioè tanti pesticidi insieme, più di quattro. Non l'ha fatto, perché chi comanda non siamo noi, sono le lobby a Bruxelles, ecco, questo è il problema. Quindi la ESA ha scritto un documento del tubo dove ha tirato un colpo di qua, un colpo di là, e non ha detto niente. Non ci sono, noi una volta, in Europa ci sono un sacco di partiti verdi, noi ci avevamo uno l'orecchino, l'ha fatto un tubo, 8-10% decidono i governi, noi cosa decidiamo? Hanno fatto il governo Letta, c'era cioè un ministro dell'ambiente, era un magistrato, cioè, sapeva niente, no? Ci vuole dei tecnici, insomma. Abbiamo prodotti che hanno residui di 6-8 pesticidi, ciascuno sotto le norme, ma mai studiati nelle loro sinergie reciproche, si rinforzano, si potenziano. Ripeto, 80.000 prodotti, di cui solo 80 testati, e sul bambino nessuno testato sul bambino, questa è la situazione. Allora, Malles, avete sentito, l'avete letto, comune di Malles nel sud Tirolo, mele, hanno fatto un referendum, ha partecipato il 76% della popolazione, il 75% ha detto basta, si fa mela biologica. No. Questo è un grande successo. Nel Trentino però no, perché hanno fatto, la Melinda ha fatto una specie di cooperativa dove hanno vantaggi finanziari, molto un pagantasse, guadagnano un sacco di soldi. Se andate a Clesse in Val di No, se andate a in Milano via Monte Napoleone, ci sono gli stessi negozi di gioielli, sono pieni di soldi, perché producono, eccetera, e hanno una tassazione, quindi tutti questi piccoli proprietari guadagnano un sacco, quindi prima di dire si passa del biologico, insomma, no. Sì, ormai il tempo è quello che è, però c'è un altro argomento importante, quello delle linee. Bravo, quelle elicotte. Nel Prosecco, la Francia Volta, ci sono anche dei vini biologici. Allora io vi parlo con cognizione di causa, perché a Mantova, insieme ad altri colleghi, abbiamo aperto una cooperativa no profit con 400 soci, un negozio che vende biologico, ma biologico locale, o meglio, se non c'è nessuno localmente produce un prodotto richiesto, o non lo vendiamo oppure lo prendiamo con il passaparola di altre cooperative simili in Italia, perché le arance biologiche le vediamo dalla Sicilia, che a Mantova non crescono. Quindi il biologico ci aiuta. Ci sono i vini biologici, vendiamo vino biologico, no? Come tutto. E stagionalità. Le fragole adesso vi dico perché chiudo. A Natale, no? I broccoli a agosto, il cavolo a agosto, no? Gli diciamo no, non vanno bene. Noi vi diamo i prodotti che vengono prodotti naturalmente, non come la Ecor di Natura Sì, alberi, eccetera, che dovendo rifornire l'Italia come unica grossista, eccetera, c'è scritto lenticchie biologiche fatte se va bene in Romania, anche in Cina. In Italia sono tranquillo perché la certificazione biologica è molto severa, eccetera. Ma oggi si parla di locavorismo, cioè giovani si mettono a coltivare biologico, fanno dei corsi eccetera, invece di andare a fare l'avvocato o il commercialista a 600 euro al mese di studi, porta la famiglia nella natura, gli animali eccetera. Ecco, allora, e questi non hanno i soldi per produrre, per certificarsi, però fanno le robe serie, insomma, si sono documentati. Allora, noi compriamo soprattutto da questi, per aiutarli, perché sono gente per bene che li conosciamo. Allora, tre domande per acquistare la roba: da dove viene un prodotto, chi l'ha fatto, e impara a leggere le etichette, che cosa c'è dentro. Queste sono per salvarsi. I supermercati, signori, la Coop sta facendo qualcosa, ho visto, la Coop è la più interessante, lo conferma veramente, c'è la linea verde, sì. Infatti ieri ero a Firenze e mia moglie ha fatto spesa lì, e c'è un grande supermercato vicino all'ambulatorio dove visito, e c'era tanta roba buona, insomma. Quindi anche l'Esse Lunga sta partendo su questo. Molto meglio se uno riesce a organizzare un gas il gas, anche i gas, noi li cooperiamo con i gas, anzi riforniamo i gas, si chiama Vivo Anch'io di Amandola.
Allora, ma volevo dirvi, perché bisogna, perché le diossine e i pesticidi danneggiano? Entrano tramite nel grasso dell'animale, entrano nei nostri corpi, diciamo. Quindi il vegano è tranquillo. La verdura, la sciacqua, la piglia biologica ne introduce poco. Poi chiusura sulla verdura. Quindi che cosa fa però nel non vegano? Anche il lato vegetariano si mangia formaggio, ne prende un po', perché è il secondo in ordine di grasso, contenuto di grasso, e quindi si trasporta questi veleni. Che cosa succede quando entrano nel nostro organismo? Vanno a finire nel fegato e nel grasso nostro. E lì si accumulano, stiamo parlando di 10-20 anni, cioè non è che il cancro venga fuori a 2 anni o viene fuori a 2 anni per altri motivi. Abbiamo i bambini più affetti dal tumore di tutta Europa, ma per problemi diversi, insomma. Allora, benzene, onde elettromagnetiche, insomma. Allora, che cosa fa il grasso? Sta lì nel fegato. Quando è troppo, comincia a passare in circolo e va in giro. E queste sostanze ossidano, quindi acidità, infiammazione. Un'infiammazione cronica subclinica. Cosa vuol dire cronica? Ce l'hai tutti i giorni, subclinica, non te ne accorgi. Dopo 10-20 anni di sta roba, da origine a tutte le malattie, obesità, si comincia a ingrassare, insulino resistenza, diabete, se ho familiarità, ingrasso, insulino resistenza, faccio diabete, ipertensione, va sulla pressione, cardiovascolare, infarto, ictus, cancro, Alzheimer, Parkinson. La Francia ha dichiarato il Parkinson malattia sociale legata ai pesticidi. Cosa si può fare noi? Perché il vegano cambia di più dell'onnivoro e anche dell'acqua vegetariana, un studio fatto in America dove si trattava un alto inquinamento? Perché? Perché prende meno pesticidi e diossine, perché non mangia alimenti animali e perché poi mangia biologico. Poi cosa fa il vegano? Mangiando tanta verdura, la verdura cosa fa? Le piante cosa fanno? L'uomo scappa quando c'è un'insidia, un veleno. La pianta sta lì, quindi ha imparato ad elaborare delle difese. Noi produciamo gli anticorpi. La pianta produce cosa? Come si chiamano le difese della pianta? Antiossidanti. Abbiamo detto veleno, ossidazione, acidosi, infiammazione, quindi antiossidanti. E dove la pianta, ogni pianta produce i suoi. Quindi se io mi prendo tutta una gamma di verdure stagionali, anche la frutta ce l'ha, ma un po' meno, e me le giro tutto l'anno, variando i prodotti, che è anche un consiglio, non si può fare un'alimentazione monotona. Io mi prendo tutti questi potentissimi antiossidanti, che come salva la pianta, salvano anche noi. Ed è per questo che bisogna cominciare con l'alimentazione biologica vegana dal concepimento. Quando una giovane coppia decide di fare un figlio, deve diventare vegana e mangiare biologico. Dopo 3-4 mesi, avete. Durante la gravidanza la stessa roba, perché è durante la gravidanza che si programmano i geni del feto e se li porta avanti tutta la vita. La programmazione del DNA è solo durante la gravidanza, non si può riprogrammare. Non si può tornare indietro. Ma i veleni cosa fanno? Non è che distruggono il DNA, lo alterano il segnale. Cioè il messaggio che parte dal gene a tutte le cellule, il gene che sopprime il rischio di tumori, oncosoppressore si chiama, ecco, che viene bloccato il segnale per ossidazione. Io prendo gli antiossidanti, questi antiossidanti rimuovono questo blocco e il gene ricomincia a funzionare. Oppure rimuovo l'antiossidante se il gene in gravidanza non ho fatto questa scelta ideale, e qui la colpa è del sistema sanitario, che la donna è lasciata a se stessa durante la gravidanza. Io elimino gli ossidanti, quindi anche se il gene non mi difende, mi difendo con l'alimentazione, perché prendo un antiveleno dalla verdura, eccetera. Fine. Quindi attenzione, non solo vegano, ma biologico. Orto trainer, sapete cos'è? Personal trainer cos'è? Chi è il personal trainer? Personal trainer.
E l'orto trainer chi è? È quello, giovane, in gamba, ha capito che fare l'avvocato, si stufa in uno studio, guadagna poco, sta chiude la mattina e la sera, che insegna alla gente a farsi l'orto, se c'è un pezzo di terra lì o sui terrazzo. C'è un sacco di gente, di pazienti miei che vedo, che ha preso questa decisione. Sì, ma se c'è un pezzo di terra in Corso Milano, meglio che può comprare le robe al supermercato. Non ha pesticidi, signora, non ha pesticidi. No. Appunto, c'è solo casomai. Sono dolcissimi. Però ci sono le macchine. Grazie professor Pinelli, grazie a tutti voi.